Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Noemi Bocchi piazza un altro strike. La battaglia con Hillary si volge a suo favore dopo l'accesa bagarre in tribunale. La flower designer Noemi Bocchi ha recentemente acquistato lustro presso l'opinione pubblica nazionale grazie alla sua relazione, inizialmente clandestina, con l'ex bomber della Roma Francesco Totti. Il calciatore era infatti legato dal 2005 alla conduttrice Hillary Blasi. Dopo aver cresciuto in concerto i figli Christian, Chanel ed Isabel, però, la coppia ha annunciato la volontà di divorziare, complice anche la nuova liaison di Totti con Noemi Bocchi. Hillary Blasi, in seguito alle iniziali smentite, ha dichiarato guerra all'ex marito, chiedendo l'assegnazione della fastosa villa all'Eur. La showgirl avrebbe negli ultimi giorni ottenuto l'esclusiva sulla proprietà, e anche il fidanzato Bastian Muller potrebbe accedere senza alcun limite alla lussuosa abitazione, con buona pace di Francesco Totti. La conduttrice, però, avrebbe ceduto sotto un altro aspetto, ovvero sulla delicata gestione delle visite parentali, dopo i borbottii infastiditi per le visite della piccola Isabel in casa Bocchi. Hillary Blasi deve digerire un boccone amaro. Noemi Bocchi è ormai integrata nella routine dei figli del pupone. Hillary Blasi, nonostante la querelle con l'ex marito, ha sempre espresso il desiderio che i figli Christian, Chanel e Isabel vedano il proprio padre con regolarità. In tal senso, avrebbe addirittura accettato di buon grado la decisione del giudice. Esso avrebbe infatti disposto che la prole dell'ex coppia aurea possa tranquillamente frequentare nei weekend anche la nuova fiamma di Totti, ovvero Noemi Bocchi. La flower designer potrà quindi affinare il suo rapporto con i rampolli del fidanzato, e gode inoltre dell'appoggio della futura suocera. Sì, perché la madre di Francesco Totti ha pubblicamente espresso il suo apprezzamento per la futura moglie del figlio, ed avrebbe inoltre manifestato palese affetto per lei sotto ai flash di chi. In compenso, Francesco Totti dovrà continuare a foraggiare lautamente il mutuo per la villa dell'Eur, nonostante i pernottamenti notturni di Bastian Muller al fianco dell'ex moglie. Francesco Totti ed Hillary Blasi. La guerra infinita. La conduttrice di Mediaset avrebbe inizialmente richiesto un mantenimento di circa 30.000 euro per i figli, cifra notevolmente ridimensionata, e dimezzata, dal giudice incaricato. La showgirl riceverà infatti 12.500 euro per i bisogni della prole, e non percepirà alcun mantenimento personale dall'ex coniuge. Dovrà invece sostenere le spese di mantenimento per la villa all'Eur, una proprietà faraonica, composta da 25 stanze, un campo da calcetto ed un altro adibito al tennis, una spa e due piscine esterne. Le spese per mantenere in funzione l'intera struttura si aggirerebbero intorno ai 30.000 euro mensili, spesa gonfiata anche dai recenti rincari in bolletta. Solamente il gas ammonterebbe a quasi 10.000 euro ad ogni addebito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for someone.